Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Appuntamento con Rosso di Sera, bentrovati, buonasera da Marina Luzzi, insieme a me in regia c'è Alessandro Labriola. Partiamo parlando dei lavoratori dell'autotrasporto dell'indotto ex Ilva. Questa mattina un lungo e serrato confronto in prefettura con la prefetta Paola Dessì, nelle scorse settimane il presidio fuori dalla portineria C, si era anche paventata la possibilità da parte loro di bloccare, ma questo poi nei fatti non è mai avvenuto, l'entrata dei mezzi appunto proprio dalla portineria in fabbrica. La questione è legata alle nuove regole delle gare d'appalto che con il massimo ribasso sostanzialmente tagliano fuori aziende tarantine storiche di questo settore che sono spesso, se non sempre, monocommittenti. Di tutto questo abbiamo parlato questa mattina prima del confronto all'interno di Buon Mattino con Vladimiro Pulpo, che è referente autotrasporti per AIGI di Italia. Chiederemo a quel tavolo che Acciaieria si metta nelle condizioni di poter ridiscutere un contratto che ha fatto fuori completamente le 5 aziende del territorio solo perché ha fatto una gara al massimo ribasso, e questo ha escluso completamente le aziende di Taranto. È una cosa a cui noi da settimane diciamo che non ci sta bene, perché non possiamo pensare che a Taranto dobbiamo solo subire i riflessi negativi di questa azienda e non di ieri le ultime cose che abbiamo letto sull'inquinamento. Noi quello che diciamo a chiari lettere è che questo stabilimento deve rimanere su questo territorio, bisogna renderlo ecosostenibile, bisogna lasciare la ricchezza qui, altrimenti se ci devono lasciare solo le malattie, beh, che qualcuno più in alto prenda delle decisioni serie su quella che è il futuro di questa città e di questo stabilimento. Facciamo che debba rimanere solo, ecco, la parte buona, diciamo, della fabbrica. Pulpo, le volevo chiedere una cosa. Chi si è aggiudicato questi servizi? Beh, la maggior parte sono aziende fuori, addirittura dalla regione Puglia. E queste, secondo lei, si rivolgeranno a voi per il subappalto o lo faranno direttamente loro? No, ma noi non andremo assolutamente a sotto subappalto di queste aziende, perché queste aziende hanno fatto tariffe che sono tariffe di recupero, perché per loro il territorio è secondario, certo. Nel senso che loro hanno già i trasporti che arrivano in Puglia, invece di tornare vuoti verso le loro destinazioni raccolgono di qua il prodotto e quindi si possono anche permettere di poterlo fare a prezzi irrisori. Pulpo, il bando ovviamente è nazionale, quindi essendo nazionale tutti possono partecipare con il massimo ribasso, come diceva lei, insomma si arriva poi a questo. Le aziende in particolare che diceva che sono state escluse sono monocommittenti? Su questo territorio purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, questo territorio non offre quasi niente e per cui siamo assolutamente monocommittenti. Vorrei dire, aggiungere una cosa a proposito delle tariffe. Il Ministero dei Trasporti tutti i mesi, insieme ai sindacati nazionali, mette fuori delle tariffe che sono tariffe di garanzia, di costi di sicurezza. Perché? Perché il Ministero fa dei conti e dice che i trasportatori, per non fare sciagure per la strada, per viaggiare in sicurezza e per avere i mezzi idonei, non possono viaggiare sotto queste tariffe. Oggi le tariffe dello stabilimento di Taranto sono almeno al 40% rispetto a ciò che il Ministero dei Trasporti dice che servono, tariffe che servono per viaggiare in sicurezza. Quindi attenzione a quello che si dice, perché noi con le nostre tariffe, nonostante tutto, siamo anche qualcosina sotto le tariffe che emana il Ministero dei Trasporti. Quindi c'è qualcosa che non quadra in questa cosa. Che tra l'altro è lo Stato che contraddice se stesso, perché sì. Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria è lo Stato, sì. Certo. Di fatto. Quindi diciamo assolutamente insomma, tradisce i suoi diktat. Assolutamente. È la cosa fondamentale poi. La questione che stiamo ponendo, che non è solo la questione dei trasportatori, ma è una questione che lo stabilimento e lo Stato non può pensare di fare una lotta al risparmio, ma questo, guardate, sta succedendo per i trasportatori, ma sta succedendo anche per le aziende dell'indotto. Cioè, se su questo stabilimento bisogna guardare lontano e renderlo ecosostenibile, non si può fare una gestione meramente sulle tariffe sulla riduzione dei costi. Ridurre i costi non significa fare il meglio, ridurre i costi può significare anche fare
tragedie, Certo, così dire. diciamo che quello che ne va più di mezzo è proprio il tema della sicurezza, quindi Della soprattutto per la sicurezza strada. è assolutamente sì, e poi il territorio che viene martoriato, perché a questo punto, Chiaro. se considerate che queste aziende rappresentano qualcosa come 130-140 famiglie, intorno a noi ci sono le tre officine, i carbodistributori, l'elettrauto, tutta questa gente che morirà insieme a noi. Quindi depopoliamo ancora di più un territorio già martoriato, ma che politica. Ancora insieme su Rosso di Sera, parliamo adesso dei fondi del patto di coesione tra governo e Regione Puglia, oltre 6 miliardi complessivi che arriveranno per sovvenzionare tanti progetti per i comuni capoluogo, ma anche per tanti paesi delle province pugliesi, tra questi anche Martina Franca. Ci spiega come verranno spesi questi soldi proprio nel comune della Valle d'Itria, Luciana Convertini. Martina Franca ottiene un finanziamento complessivo di 29 milioni di euro grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione, firmato la scorsa settimana dal governo e dalla Regione Puglia. Tra i progetti principali figurano la realizzazione della nuova area mercatale polifunzionale all'interno del Tursi con un investimento di 7 milioni di euro e la riqualificazione del capannone Ortolini per un totale di 9 milioni. Il sindaco Gianfranco Palmisano evidenzia l'importanza della pianificazione anticipata. Sì, come dicevo, abbiamo due studi di fattibilità. Questa sera i progettisti li presenteranno brevemente. Chiaramente ora ancora le risorse devono essere destinate ufficialmente al comune e avvieremo comunque per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, avvieremo una partecipazione con gli stakeholder, tanto per il progetto dell'area mercatale, tanto per il progetto di Ortolini. La previsione dei tempi? Siamo in fase di progettazione, di studio di fattibilità, quindi servirà sicuramente del tempo per completare i livelli di progettazione e fare anche una progettazione partecipata. Sappiamo che i fondi di coesione però si chiudono in una cadenza triennale, quindi 2025-2026-2027 dovremmo aver chiuso tra il 2027 e il 2028 le opere. Ma i finanziamenti non si fermano qui, come spiega l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ci sono altri comuni nella provincia di Taranto che dialogano molto bene, per esempio con Martina Franca e con la rete dei comuni e dei sindaci, che sta dando grandi soddisfazioni. La regione deve tenere insieme i 257 comuni. Sì, e poi diciamo, stiamo lavorando su tanto altro che sarà un connubio. Il finanziamento sul completamento dell'ospedale di Martina. Sono previsti 9 milioni e 9 per un completamento di allargamento dell'area che va verso la farmacia, il centro trasfusionale, che significa edificare tre piani in altezza e collegarlo alla sede esistente, perché proprio il Covid ci ha dimostrato come i percorsi sporco pulito e la possibilità di avere di spazi utili e necessari in termini igienico-sanitari a curare meglio le persone, a lavorare meglio, sapendo che stiamo investendo in salute, in prevenzione, tenendo la cittadella della salute, perché basta vedere cosa è diventata in questi ultimi giorni, smontati i cantieri, diciamo, il nostro presidio ospedaliero. Ieri un giorno di festa per Verdidea, 40 anni di questa azienda del territorio, che sono stati anche l'occasione per parlare di nuove piantumazioni e di una città, quella di Taranto, che si auspica sempre più verde. Nel frattempo, proprio oggi è arrivata la comunicazione dell'amministrazione comunale rispetto a nuove piantumazioni e a sostituzioni di alberi che non hanno attecchito. Insomma, si cerca di lavorare in questo senso, seguendo poi quelle che sono anche le direttive europee. Il servizio ieri da Verdidea con Valentina Castellaneta. Purtroppo le temperature si stanno alzando molto, per cui il periodo che noi avevamo previsto, ottobre-marzo, non è più possibile, perché a ottobre abbiamo avuto giornate in cui si poteva andare al mare, che non sono ovviamente compatibili con le piantumazioni. Il consigliere comunale Paolo Castronovi è il presidente della commissione comunale che si occupa di ambiente. Ieri ha fatto le veci del sindaco nell'augurare buon compleanno a Verde Idea, azienda specializzata nel verde pubblico che ha festeggiato i suoi 40 anni di attività con il convegno Gli alberi in città, sostenibilità e opportunità. Un momento di riflessione e confronto in cui si è parlato di presente e futuro, criticità e prospettive, studi scientifici e proposte di miglioramento. La giornata di studi si è aperta con il saluto di Gildo Schievano, CEO dell'azienda che si occupa di verde pubblico in diversi comuni, tra i quali quello di Taranto, e di sua moglie amministratrice Angela Peluso.
si cerca di lavorare alla cremente, quello che non viene purtroppo non vede il cittadino magari comune, basterebbe che si informasse, che dialogasse di più, eccetera. E però c'è tanto lavoro dietro quello che si fa e ogni cosa ha una sua regola, motivazione e tutto. Quindi si cerca di operare al meglio in sintonia con l'amministrazione, con l'ufficio preposto. I cambiamenti climatici sono stati lo spunto di riflessione per ripensare le città. Il professor Giovanni Sanesi è docente di silvicoltura all'Università degli Studi di Bari ed è il promotore di uno studio scientifico che vede Taranto tra le città pilota, una ricerca in collaborazione con l'ASL di Taranto e Ares che servirà a dare delle indicazioni alle amministrazioni pubbliche su come il verde pubblico può ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulla vita dei cittadini. In particolare l'interesse verso Taranto è che è una città che è colpita dal cambiamento climatico e quindi vogliamo vedere esattamente quali sono le capacità del verde di ridurre tutta una serie di stress sulla popolazione che riguardano ondate di calore, che riguardano anche notti tropicali, cioè notti con più di 20 gradi, che negli ultimi 10-15 anni sono aumentate in maniera sensibile. E allora bisogna cambiare il modo di pensare non solo a città più verdi e più vivibili, ma anche i tempi e i modi di piantumazione e riforestazione. Le piante ovviamente soffrono di quando vengono trapiantate, quindi probabilmente il periodo non è stato quello più felice o comunque c'è stato qualche deficit nel luogo dove sono stati indicati. Comunque fortunatamente le specie che noi piantiamo sono tutte protette da una sorta di garanzia, per cui se non hanno attecchito saranno sicuramente sostituite, come sta già avvenendo in parecchi punti della città, in modo da poter dare quello che avevamo sperato, cioè un po' di verde in più alla città. Giovani dalla Turchia e dalla Macedonia arriveranno in questi giorni a Fragagnano per scoprire questo paese, ma anche per scoprire le altre bellezze pugliesi. È un progetto che vuole mettere al centro non solo la promozione del territorio, ma anche temi come ad esempio quello della gentilezza, perché saranno proprio i rappresentanti della comunità di Fragagnano a fare in qualche modo da ciceroni a questi ragazzi e appunto ad ospitarli. Di tutto questo stamane ha parlato Annette con una referente della Proloco di Fragagnano. Lei è Cinzia Marzo. Sì, è un'idea che è nata durante un incontro presso la biblioteca di Fragagnano, dove si svolgono di solito i nostri incontri letterari. Abbiamo parlato di una questione, la questione degli high sensitive people, cioè delle persone altamente sensibili che hanno un diverso approccio nei confronti del mondo esterno e degli stimoli, e quindi abbiamo pensato insieme di sviluppare questo argomento, però di riportarlo un po' sulla gioventù della locale e quindi di cercare di capire anche con una psicoterapeuta come poter adattarlo ai ragazzi. E abbiamo scoperto che effettivamente c'è questa esigenza di parlare di varie problematiche che spesso vengono anche legate al bullismo, a situazioni di difficoltà proprio dei ragazzi di esprimersi, e quindi abbiamo deciso di proporre un progetto Erasmus che ci potesse permettere non solo di mettere in relazione questo discorso, che per noi è molto caro perché comunque si tratta di uno studio americano che si sta diffondendo soltanto da pochi anni in Europa, ma anche di permettere ai nostri ragazzi di Fragagnano di entrare in contatto con altre culture e di vedere anche diversi approcci, no, a questa che non è una problematica ma è un'opportunità, perché i ragazzi altamente sensibili hanno molte capacità da sviluppare, soprattutto nell'ambito artistico, per esempio. Certo, e anche in questi giorni una cosa, insomma, dal punto di vista dell'arte come strumento efficace, in questi 7 giorni i protagonisti lavoreranno insieme per realizzare uno spazio artistico presso la biblioteca, creando un piccolo museo della felicità. È bella anche questa cosa.
Sì, il Museo della Felicità, diciamo che i primi due esperimenti, che sono degli esperimenti di successo, effettivamente esistono due musei della felicità, ma sono dei veri musei cittadini, sono stati realizzati a Copenaghen e da quest'anno a Madrid. Quindi noi abbiamo deciso di creare un piccolo museo di arte contemporanea, o dove i ragazzi potranno esprimersi anche liberamente con delle performance. Che potrà essere temporaneo oppure potrà durare anche più tempo all'interno dello spazio della biblioteca. A questa attività poi uniremo altre attività non formali di Erasmus, ovviamente tutto il progetto si svolgerà in inglese che è la lingua europea Certo. e quindi sicuramente ci sarà anche il coinvolgimento insomma, degli altri ragazzi locali, della popolazione, e ci saranno anche delle attività di comunicazione, per esempio sulla gentilezza e sui gesti quotidiani, no? Di gentilezza che in alcuni casi sono andati perduti nel tempo. Quindi sì, è un progetto che permetterà anche ai nostri giovani insomma, di far conoscere la realtà territoriale, perché lavoreranno insieme con la ceramica e avranno delle relazioni con la popolazione locale, quindi incontreranno la popolazione locale, si confronteranno con loro. Ci saranno dei momenti, molti momenti di riflessione, per Bello. esempio sulla situazione attuale della scuola, delle relazioni tra giovani, dell'interculturalità, insomma, e tutte queste iniziative che vengono di solito promosse all'interno di questi progetti di scambio giovanile Erasmus. E chiudiamo così questo nostro appuntamento con Rosso di Sera. Grazie da Marina Luzzi per essere stati con noi e grazie anche ad Alessandro Labriola e regia. Noi ci ritroviamo come sempre in diretta domattina per Di Buon Mattino insieme a Francesco Casula. Nel frattempo vi auguro buona serata. Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.